possiamo dire una cosa, secondo me stiamo sul verosimile. Poi mi direte voi se è meglio o peggio. A fine primo tempo Fonseca non ha detto niente dei rigori. Dai, se no è impossibile che risulta, se l'allenatore entra... A te risulta questo? No, sai no, che invece, dico il verosimile. Sai che invece se io entro nello spogliatoio... questa immagine con questa dinamica, allora mi fanno... compreso quello che hai detto è più grave Mimmo. Allora? È più grave. Se, secondo Giovanni me invece sottolinea hanno in testa che lui ha detto, io. Ragazzi, guardate che tira quell'altro. E loro vogliono andare e quindi se ne fregano, no? Quindi l'allenatore se ne... non lo ascolta nessuno. Allora, ma tu hai visto Abraham? Scusa, se ne stava già saltando fuori la palla a prescindere, perché se niente Tomori. Però mi sembra grave. Però se te lo dico dieci minuti prima e ti comporti così, siamo al... è grave, cioè vuol dire che... guardate che noi stiamo discutendo di questa cosa perché l'ha detta Fonseca. Sì, esatto. Cioè noi stiamo non discutendo lo delle parole di Fonseca. Noi per due settimane discuteremo delle parole. Poi è vero che l'atto in campo che magari rovina la partita del Milan sono loro due che tirano. Ma noi per due settimane parliamo per quanto Giovanni, ne discuteremo. Giovanni, due settimane. Ma anche Mauro, non è che devo raccontargli Giovanni, io chissà però, che ma cosa. Gli hanno fatto la domanda. Fonseca ha risposto a una domanda, penso, no? Sì, però scusa, ma non sei a detto anche ma in Giovanni, un'intervista, evidentemente voleva... Ha detto bene prima, cioè, se tu sei un filino, non dico tanto, un po' furbacchione... Strategico. Fammi finire, scusa. Se sei un attimino furbacchione... Scusa. Ragazzi, sì, per favore, ti sta toccando? Se sei un po' furbacchione, non dirla. Ha ragione Giovanni. Cioè, dice, no, guarda, diciamo, no, ma ha ragione. Abbiamo su quattro cosa. Rigoristi, decidono a meno poi che... dopo il giorno dopo nello spogliatoio ti incazzi, come dice che... lui. A meno che, proprio perché come avete detto voi, evidentemente certi messaggi nello spogliatoio ad alcuni giocatori entrano da una parte e escano dall'altra, lui ha voluto sottolinearlo pubblicamente per esporre anche i giocatori alle loro questo, responsabilità. No. Bravo, perché altrimenti... Però è lui che invece fa la figura di quello che non ha in mano lo spogliatoio. Sì, ma tanto non ce l'ha in mano lo stesso, perché se come avete detto all'intervallo dice il prossimo rigore se succede lo tira Pulisic. Se l'ha detto. Qualora l'ha detto, la prossima volta non può succedere. Arriva Tomori, fa un terzo tempo da NBA e salta più di quando ci sono i cross avversari e prende la palla. Abraham è già pronto a calciare, poi due sono compagni di stanza, sono migliori amici, sono cresciuti insieme dai tempi del Chelsea. Ma nel quindi privato ognuno fa quello che vuole. Senso, quindi è chiaro che c'è un'amicizia. Ma forse lì va su a prendere la palla. Tomori si spende chiaramente per l'amico Abraham. Per non perdere tempo. Ma che tempo? C'è Pulisic che sta arrivando. Ho capito. Biasin. Allora, la sconfitta di campo di Firenze sarebbe stata ovviamente vivisezionata, non ne avremmo parlato, sarebbe stata grave, ma in realtà ci poteva anche stare una sconfitta. È quello che è successo dopo che non va bene, a partire dall'espulsione di Theo Hernandez. E le dichiarazioni di Fonseca sono un atto di autolesionismo clamoroso, no? Perché lui ci porta a parlare in questo momento di una sorta di ammutinamento nello spogliatoio che non è... singolo, perché qui siamo già alla seconda puntata minimo, perché c'è adesso break, te le faccio vedere e adesso siamo arrivati a questa cosa qui. Questa cosa qui è chiaramente inaccettabile, perché se Fonseca nello spogliatoio dice guardate che il rigorista è Pulisic, allora vuol dire che proprio non l'hanno neanche ascoltato. Se invece non glielo dice, allora vuol dire che non ha avuto neanche la forza di comunicare, di comunicare questa cosa qua. A prescindere, allora io oggi nei quotidiani si fanno i pezzi sul Milan, no? Io sono andato a cercarmi una foto Theo Hernandez Fonseca, io non la trovo una foto insieme, non c'è. Mi sembra che ci sia un rapporto inesistente tra capitano e allenatore, con un silenzio assordante da parte domani te ne mando dirigente. In redazione una trentina ma le, della, grazie da no, parte no, di non sono d'accordo Fabrizio non sono d'accordo sulla prima cosa che hai detto cosa hai detto? Ne ho facoltà che ci sta a perdere la Firenze no, io ho perso dicendo. Per indisciplina non sul campo no guarda hai sbagliato due rigori se fai i rigori appunto vinco la partita per l'amor del cielo parliamo dell'indisciplina di questi due ma io ho perso per indisciplina il Milan poteva vincere anche per l'amore il Milan anche la Fiorentina ha sbagliato. Ieri il Milan in fase offensiva ha fatto delle cose, ha commesso degli errori, però non ha giocato una pessima partita. Ma ci mancherebbe. Però quello che viene fuori da questa partita è che non si è risolto il problema allenatore. Cioè siamo al punto, siamo a un punto difficile da sostenere, perché qui
a meno che qualcuno mi dica no, guarda che stai dicendo una cavolata, è evidente la spaccatura tra non l'ultimo della rosa, il Balotelli del triplete, che aveva litigato. Tu dici tra il leader dello spogliatoio e l'allenatore. A questo punto, ma non si è risolto, ma al momento in cui hanno scelto questo allenatore, l'hanno scelto perché sapevamo fin dall'inizio che al primo sbaglio si sarebbero andati addosso all'allenatore, al secondo sbaglio ancora all'allenatore. Questo è un personaggio, è un bravo allenatore, però non è niente di quello che quindi si manca aspettava. Il dirigente. È chiaro. Allora vi faccio vedere cos'è successo al Milan da fine agosto in poi. Abbiamo fatto delle fotografie che ci aiutano meglio a inquadrare la situazione. Il 31 agosto c'è il caso Koulibaly. Teo e Leao dall'altra parte del campo, un fatto grave, no? Perché non si era mai visto l'allenatore che dà le indicazioni e gli altri che stanno dall'altra parte. Poi anche i giorni successivi sono stati un po', dico, complicati, nel senso che prima si dice che c'è stata la telefonata di Ibra, poi Furlani il 3 settembre ci dice che è un non evento, eccolo qua, nella conferenza stampa di presentazione di Ebram, Furlani dice un non evento, se ne parla fin troppo, abbiamo già chiuso il caso. Tra il 2 e il 15 settembre c'è l'assenza di Ibra. Ibra non c'era all'Olimpico e torna praticamente a ridosso della partita di campionato. In mezzo ci sono state le settimane del cooling break, quindi Fonseca che sembra un uomo solo, mancava il dirigente forte e Ibra non c'era. Non si è mai impegni professionali presi precedentemente. Cioè sei ancora lì alla adesso stiamo ripercorrendo invece i problemi. Il problema dell'assenza di Ibra è un problema, te l'ho detto anche prima, abbiamo passato due settimane di sosta a parlare, perché questo è il problema del Milan, dare materiale. Noi ieri, come dice Fabrizio, dovevamo perdere la nostra partita perché a un certo punto per la concatenazione degli episodi era scritto che dovessimo perderla. Però se dai materiale senza, è perché c'è materiale. Ma senza lo diamo noi materiale. C'è materiale. Perché poi quando Leao e Fonseca fanno la conferenza stampa prima di Leverkusen di sorriso, d'armonia e d'accordo, nessuno lo nota. Perché poi mi avete detto, se c'era la grave l'assenza di Ibra, perché a Roma non sarebbero successe queste cose. Questo invece a Firenze purtroppo ieri sono successe alcune cose discutibili, quindi, anche con la presenza di quindi Ibra è trasparente per i giocatori. No, ma fate se voi, c'è ma un c'è, ma, si comporta ma no, nello stesso ma no, modo è no, grave, ma no, è grave, ma siete, peggio ma no, se tu mi dici che se c'è Ibra è come se non ci sia, cosa ci sta a fare Ibra? Ma perché durante la partita non puoi intervenire sul campo, Stefano? Non può andare a stabilire l'ordine sul campo. Ma perché prima, frata di Ibra, ma perché un anno fa, due anni fa, Teo Hernandez e Leao trascinavano il Milan alla vittoria dello scudetto? Ma l'avete sempre discusso, Teo e Leao li avete sempre discussi. Dov'è il dirigente? Un anno fa mi dicevate che Teo era contro l'allenatore perché anche Teo aveva avuto una reazione nei confronti di Pioli, mi dicevate le stesse cose. Anche Leao, durante Roma-Milan, Teo guarda Leao dicendogli ma che cosa fa per una sostituzione e mi avete detto che Teo e Leao erano contro Pioli. Gli argomenti si usano sempre e li avete sempre usati. Semplicemente che pretendere il Lazio-Milan che Zlatan Ibrahimovic, siccome se fosse stato presente, scende in campo e risolve la questione del cooling break, significa voler tirare le due settimane. Però la dimostrazione è che a Firenze ieri sono successe delle cose che faranno discutere due settimane, anche se c'è Ibra. Perfetto. Perché non è un ufficiale dell'ordine pubblico, ma è un dirigente, non è una relazione della prefettura che va in campo a ristabilire l'ordine. Mauro, è un dirigente che deve avere il polso dello spogliatoio. Per quello che mi dici tu, la mia deduzione è che quindi Ibra c'è o non c'è, non cambia niente, cioè Leao e si comportano uguale, è dall'esterno che sovraccaricate e sovrastimate in maniera un po' ossessionata la presenza o non presenza di Ibra. In realtà ci sono alcune cose discutibili, che poi quella di Lazio Milan si è assolutamente ricomposta, perché la sera del derby nessuno ne parlava, e anche nelle giornate successive, e si ricomporrà anche questa. La squadra faccia il piacere sui rigori di avere sempre come mantra che prima viene la squadra e prima viene il club. Se il rigorista è Pulisic, tira Pulisic. Io apprezzo sempre chi si presenta davanti al dischetto, però se poi ci si presenta e si sbagliano i rigori, le cose non vanno bene. Comunque noi la partita ieri l'avevamo pareggiata e ce l'avevamo in pugno, purtroppo per una sciocchezza. Finisco le fotografie anche perché tra 8 minuti vi devo far vedere anche i possibili sostituti di Fonseca. Ibra si presenta dopo l'impegno e dice sono io il boss, anche qui una frase che poi non si è capita, lui ha fatto una sorta di marcia indietro, ha fatto solo una battuta,
5 minuti dopo ad Amazon ha detto naturalmente stavo scherzando. 1 ottobre, dopo la sconfitta di Leverkusen, arriva Fonseca e dice la nostra miglior gara. Anche lì in tanti abbiamo detto, beh, dopo una sconfitta il Milan, l'allenatore del Milan che dice la partita più bella che abbiamo fatto, hai comunque perso, non c'è da essere contenti per la sconfitta. Allora leggiamo solo il risultato e non facciamo le interviste. Arriva la fotografia leggiamo di solo Furlani. Il risultato e non facciamo le interviste. Si può anche parlare nelle interviste. Le interviste, se la squadra ha fatto nel primo tempo una partita in cui era applicata sul piano difensivo, ma Mauro, e nel secondo tempo ha preso a pallate i campioni di Germania, lui dice che dal punto di vista della prestazione la prestazione c'è stata. Poi i risultati passano anche attraverso gli episodi. Furlani, arriva questa foto dell'organigramma dove in sostanza, prima Ibra dice che è lui il boss che comanda e tutti dipendono da lui. In questo organigramma Furlani inserisce lui sopra Ibra. E poi arriviamo alla partita di ieri con Theo e Abraham che tolgono i rigori a Pulisic. Insomma, in un mese e mezzo, siamo partiti il 31 agosto, ne sono successe di cose. Poi Mauro dice, abbiamo esagerato. Quell'evento in cui si spiegava l'organigramma, quell'evento in cui si spiegava l'organigramma, perché Zlatan Ibrahimovic resta un socio della proprietà, un advisor di Red Bull. Però quando si parla delle procedure di lavoro attorno all'azienda, dal momento che Zlatan, come espressione della proprietà, è presente in azienda, ci sono quelle procedure. E Furlani nelle interviste ha sempre detto che Ibra e Moncada sono di fatto l'area tecnica del Milan. A quell'evento in cui presentava l'organigramma Ibra era presente, eh? Non c'è stato nulla di carbonaro, Stefano, volevo rassicurare. Io non ho detto che c'è qualcosa di carbonaro, ti vedevo preoccupato. Ti dico solo che abbiamo visto le fotografie e poi adesso voglio sentire voi. Se c'è niente che per voi è tutto in normale, quel post su Instagram, no, in quel post su Instagram, però devi dire che in quel post devi dire, cioè dovresti dire. Lo dico. Che in quel post su Instagram c'erano 7 foto. Quella è una delle 7. In un'altra con la professoressa c'era in posa sorridente anche Ibra. E Ibra ha firmato su un foglio dell'Università di Harvard, della quale emanazione è la professoressa, la frase che Giorgio Furlani sui numeri è come lui quando era in campo, un top. Per cui tutto è avvenuto a livello di spiegazione delle procedure di lavoro dentro casa Milan, nella massima trasparenza, con Ibra presente. Sì, 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 ma io non ho detto che è stato fatto di nascosto, ho detto solo che... Se hai detto boh, quindi io ti rispondo. Non lo capisco io. Ti ho visto un po' confuso, ti ho risposto. Ma io non lo capisco, Mauro. E io ti ho risposto, poi ma, tu sì, decidi... Sì, ma anche se me l'hai spiegato, tu puoi decidere di non ascoltarmi. Perché non capisco, poi se Ibra dice che è il boss... E invece è sotto Furlani, allora, tu mi dici che però, è socio della proprietà. Allora, il boss è una tua decisione, Stefano. L'ha detto lui. 5 minuti dopo ad Amazon ha detto, naturalmente stavo scherzando, quella frase è una risposta provocatoria a Zvonimir Boban, con cui ci sono una serie di questioni aperte. E era buttarla in cacciara, vuoi sapere cosa fa? Faccio il boss, comando io, allora cosa vuoi? Cioè è stata un errore evidentemente, è stato una cosa, un momento di cedimento alla voglia di rispondere, doveva resistere alla tentazione Zlatan, ma poi ha più volte detto il Milan è molto più importante di me, e 5 minuti dopo quella frase ad Amazon ha detto naturalmente stavo scherzando, non avendo davanti Boban. Però se continui a tirarla fuori questa cosa del boss, ti ricordo che 5 minuti dopo ha detto naturalmente stavo scherzando. E poi è ripetutamente, voglio anche prima del derby, tornato su questa vicenda ulteriormente chiarendola e spiegando. Voglio sentire tutti, ovviamente. Noi abbiamo riassunto un po' così i problemi del Milan con questa grafica. Non ha preso un allenatore leader a giugno, ovviamente il nome è quello di Antonio Conte. Manca un dirigente forte e carismatico a Milanello. Questo ride. Perché se diciamo anche era giù dal carro e boride, che Ibra c'è o non c'è, non può, diciamo, avere una sorta di far pressione sui giocatori, insomma avere il polso della situazione, evidentemente manca qualcuno. Lo spogliatoio sembra avere più di un problema ed è anche un po' isterico, nel senso che Theo Hernandez, l'espulsione, insomma. E nel mercato estivo, alla fine, che è stato tanto esaltato, stringi convince solo Fofana, perché Abraham, siamo arrivati a questa sosta, al di là del derby ha fatto poco. Emerson Royal sembra essere un acquisto sbagliato. Pavlovic è finito in panchina, l'ha panchinato Gabbia, e Tomori fa fatica. E Morata va bene, però di gol ne ha fatti pochi. Morata però, e siamo rimasti però a Fofana. Vi siete sorpresi voi. Allora, Morata è un gran bel giocatore, però io ho detto che non è una primissima punta gol. Da gol, perché a noi, da noi di gol ne ha fatti sempre pochi.
tra il primo anno è stato decisivo, ma non è stato mai un giocatore da 20 Faccio gol da noi. Saluto anche Luca Momblano. Ciao Luca, benvenuto. Ciao, ciao a voi. Tra due minuti scusa, e 40 vorrei semplicemente Fonseca, ricordare Stefano Amischi che Morata ha fatto 3 partite dal primo minuto e 2 gol. Vado da sì, Mimo, vi sento tutti perché sì, non sì, mi avete sì, detto sì. il Ma commento tanto, sul fra non molto vado via, lascio il posto a Momblano. Prego. Volevo dire questo. Se tu fai vedere questo Excel, io se non voglio fare il difensore cos'è del questa? Milan, cos'è? Non voglio questo Excel che ho visto del l'ultima questa questo qua, esatto. Non voglio fare il PowerPoint. Non voglio fare il difensore del Milan perché io ci mancherebbe, non nonostante tutte queste problematiche, però io vi segnalo, vi segnalo che se guardiamo la classifica, cioè uno che ascolta, che arriva dal pianeta Molise, primo pianeta viene in mente, e si ritrova qua un marziano, sente noi discutere e dice ma questi avranno 2 punti in classifica, 4 punti in classifica, nonostante tutte le cose che tu hai detto, che non voglio star qua a ripetere, gli acquisti sbagliati, no, eccetera, ma se eccetera, se permetti però il Milan è a 11 punti, sì, che fanno? Che lascia stare, ha incontrato le più forti, grazie, Mimmo, voglio se vedere. Se permetti, il Milan aveva già una base, ma una lascia base stare, aspetta, cioè, è dietro, l'Inter è a 3 punti avanti, sì, non però, è che è a 15, sono giocate 20 partite. Il fatto di vederlo dietro Lazio Udinese, magari... Ascolta, assieme a Lazio Udinese ci sei anche tu che hai speso 200 milioni di euro sul mercato. Sì, tu è dopo parleremo zitto, di allora però attenzione, dopo da noi di Mauro siamo una squadra in costruzione, sì, in costruzione completamente sì, nuova. Sì, voi eravate una squadra che già l'anno scorso poteva alla settima in costruzione. Sì, sì, no, scusa, io la costruzione a te. No. Comunque adesso Mauro poi ne parliamo, ributta la palla sulla Juve per negare quello. Ti correggo perché fai il fenomeno. È la verità. Toni Renis deve cantare, non fare il fenomeno. Vuoi un attimo, Giordano, voglio sentire da Biasin, da Capuano e da tutti voi se le foto che abbiamo visto, la grafica riassuntiva, qual è la cosa che vi ha colpito di più? No, io avevo immaginato che dopo la bellissima prestazione del Milan nel derby, che ben mi ricordo, ahimè, il Milan avesse svoltato, magari non tanto dal punto di vista dell'applicazione tattica, perché anche quello secondo me è un aspetto da chiarire. Il Milan adesso gioca con questo 4-4-2, 4-2-4, che non si sposa tanto bene col mercato che ha fatto il Milan, no? Interrompo solo un attimo. Mischi, ti hanno preso X Factor? Allora, io tra poco vi devo svelare questi 5 nomi, possiamo inquadrare la grafica, chi dopo Fonseca, perché se arriviamo alla conclusione che l'allenatore non ha in mano lo spogliatoio, qualcuno... No, tu devi dire qual è quell'allenatore allora che mette a posto quei due lì. Dopo lo vediamo. È quello devi dire. Dopo lo vediamo, me lo dirai tu magari. Prego Biasin, poi Capuano, chi non ha ancora sentito. No, dicevo, c'è anche una questione secondo me legata al fatto che hai svoltato dopo il derby da un punto di vista tattico, scegliendo però un'applicazione sul campo che si sposa male per me con la costruzione della rosa, perché tu ti ritrovi ieri a sostituire forse i due migliori della partita, perché fai fatica a sostituire i centrocampisti o gli altri attaccanti, perché ti mancano giocatori in alcune zone. Quindi secondo me c'è anche quell'aspetto lì. Ma la cosa che io non mi aspettavo è vedere che ci sono 2 o 3 giocatori tra i più importanti, se non i più importanti, che fanno come vogliono. Capuano, qual è la foto che ti ha colpito di più ricordando il momento? La foto che mi ha colpito di più è il cooling break, per quanto spiegato, perché ieri poi alla fine, ripeto, la foto è quella di Fonseca nel post partita. Io aggiungo questa serie, anche se poi quella è stata la serata che sembrava che tutto fosse a posto. Non era neanche tanto normale l'uscita di Leao nel derby, che si mette a questionare con l'allenatore nel momento in cui fa gol, sta sistemando per la punizione che poi diventa gol. Non era stata proprio una scenetta bellissima. Cosa di campo, però sono sempre i soliti. Sì. Cioè, sono sempre due, tre, sono sempre quelli. Beh, ieri c'è da dire... Leao non è che tu dici, che ne so, è Pavlovic che è sclerato perché l'ha tolto nel derby. Poi anche Pavlovic è un momento di tensione. Stava facendo bene, giubilato. Ha trovato un equilibrio, io capisco. Nel derby tu improvvisamente trovi la soluzione. Ti sembra di aver trovato, anzi, hai trovato. Con Lecce fai bene.
a Leverkusen comunque fai una partita che non è uguale alle prime due che hai perso ad agosto, è una partita totalmente diversa. Ma neanche ieri è stata uguale. Esatto. Un allenatore cosa fa? Fammi consolidare questa cosa, arriviamo alla sosta e poi cerchiamo di lavorare sul resto. Quindi a me io penso che Pavlovic farà tante partite. Ma semplicemente in questo momento... Comunque anche ieri anche Pulisic non ha preso il cambio molto bene, no. Perché esce si sente why. Voleva fare tripletta e invece gli hanno tolto i due rigori e anche il campo a un certo punto. Esatto. No, ma quindi io vi chiedo, è un problema, cioè perché i due giocatori tecnicamente più forti del Milan, Theo Hernandez e Leao, ce l'hanno con l'allenatore ce l'hanno con l'ambiente? Posso chiedere una cosa? Perché Theo Hernandez ieri ha fatto la partita che ha fatto Theo Hernandez ieri? Ricordate che la partita di Theo Hernandez ieri è una catastrofe. Cioè lui causa un rigore, sbaglia un rigore che non doveva tirare, rischia di causare un altro calcio di rigore. Secondo me non è il principale responsabile, ma anche lui non ha una bella lettura sul gol del 2-1. Lì dormono un po' tutti. Poi Tomori fa una roba, una fantascienza. Follia. Ma quindi poi fa la scenetta. Che risposta ti dai? Non lo so, devi ricordare però anche, hai ragione, ma mi devi ricordare l'assist per Pulisic. Sì, sì, va bene, però diciamo sulla bilancia... Certo. fa l'assist. Quindi qual è la risposta che ti dai? No, la risposta che mi do è che io ho l'impressione che quelle parole che quest'estate ha detto Teo dal ritiro della nazionale non fossero un voglio andare. Al contratto. Però un pochino nascondessero... Un malessere. Dopo un po' di anni, magari un giocatore fa dei... Ma quelle dopo Milan Lecce le hai sentite, Giovanni? Sì, sì, le ho sentite. Sono più nuove quelle, più recenti quelle. Sì, sono più nuove, però siccome poi lui mi chiede, ma secondo te perché fa quella partita lì? Perché è irrequieto? Perché, allora, io non voglio dirti perché ha rotto con l'allenatore, perché non lo so. Quindi ti direi una cosa che non lo so. Vi ricordo che un anno fa, come dicevo prima, in maniera, lo scriveva sempre Biasini. Volevo fare un assist a Mauro su questo. Io mi ricordo l'anno scorso che pensavo le stesse cose. Esatto. Scriveva anche Fabrizio su Libero nei suoi editoriali, che diceva: insomma, Teo, Leao, Pioli, una sostituzione a Roma, sì, problemi a Parigi, problemi a Napoli. Ragazzi, il carattere è questo. E lo abbiamo visto anche la scorsa stagione con un altro allenatore. Il carattere è questo, e per carità, il carattere poi dei cavalli di razza deve portare a vincere le partite. Però non cavalli, non cavalli di razza, poi sono di razza perché ti danno qualcosa in più. Ah, Teo, sì. Questa però lo devi dire te, sei un cavallo di razza. Cioè, dall'anno scorso e quest'anno. No, ma gli posso dire una cosa. A proposito di cavalli di razza, Vito. So dov'è adesso, sarà a casa Teo Hernandez, dove sei? È al ritiro con la nazionale francese. Sì, tanto, ecco, è il suo compleanno non ieri. Non gli vai a strappare la palla di mano a Mbappé sul rigore, perché non lo fai? Perché diventi un agnellino? Non la palla a nessuno. No, perché non lo fai? Il caporione, no, lì. Perché sì. No, invece di fare sì. Anche quell'altro, perché non gliela vai a chiedere la palla a Ronaldo, eh? Perché non lo fate agnellini in nazionale e venite a fare qua il bello Giuseppe e devo cambiare l'allenatore per voi. Devo cambiare, guarda, mamma mia, se vengo io negli spogliatoi so io cosa devo fare. Leao non ha attrappato la palla, no, nessun rigore. Fatemi andare da Monblano, Luca, dimmi, poi dobbiamo vedere chi può arrivare dopo Fonseca, dimmi qual è il problema principale del Milan in questo momento tra tutto quello che abbiamo visto. Ma non voglio essere presuntuoso, si è analizzato molto, si è detto molto, però il Milan ci ha mostrato i suoi problemi, li ha mostrati al mondo, quindi poi possiamo rimanere sbaccaliti, non sbaccaliti. Fonseca ha scelto di parlare di questa questione dei rigori mettendola ovviamente in duplice evidenza, come forse senso anche un po' di frustrazione rispetto al fatto di sentirsi ascoltato, perché queste cose qua sono ovviamente delle grida d'allarme. Su Theo Hernandez ti dico questo, ho ascoltato ho ascoltato e ho vissuto in questi anni, no? Tutto il percorso di Theo raccontato dai colleghi del Milan, eccetera. A me pare che forse da quando è andato via Maldini Theo Hernandez è cambiato, non come giocatore, può fare delle grandi partite, un giocatore che ha assunto un livello incredibile nel fare determinate cose, però mi pare che il guinzaglio a Theo Hernandez non sia più nessuno che sia capace a tenerlo, e che da quando è andato via Maldini qualcosa in lui legato non al Milan come maglia,
ma il Milan come ambiente si è cambiato, è diventato un giocatore ingestibile, cosa che non mi sembrava prima lo fosse. Invece il cavallo di razza a livello di giocatore lo è sempre stato, però non mi sembrava uno che andasse a prendersi, come dire, delle iniziative clamorose, che sono non poche quelle di quest'anno, oltre alle prestazioni altalenanti. Quindi secondo te manca un dirigente come era Maldini, diciamo? Ibra non lo sa fare. Forse ti dico che per Moncada e Furlani lo vedremo. No. Io dico però, Luca, scusami, Teo era certamente ed è certamente ancora oggi molto legato a Paolo Maldini. Si sono scambiati dei post su Instagram dopo il gol con Lecce, ecco, che è stato il 29esimo della carriera di Teo, che ha eguagliato Paolo Maldini. Però dopo Milan-Lecce, anche se Paolo Maldini non è operativamente più nel Milan da un anno e mezzo, Teo Hernandez dichiara: io sono felice al Milan, sono felice a Milano, con questi tifosi, con questa gente, voglio restare qui. E lo ha detto un anno e mezzo dopo. Ma infatti non ne faccio una questione di maglia. La vicenda di Paolo Maldini. Non ne faccio una questione di maglia, ne faccio una questione di irrequietezza e quindi anche di apparente ingestibilità. Cioè queste cose, voglio dire, non siamo andate a indagare, non abbiamo neanche avuto bisogno di fare chissà quale giornalismo investigativo. Ci avete mostrato tutto e Teo è uno sicuramente di quelli più insofferenti, e hai detto bene, non solo da quest'anno. Vi faccio vedere allora, perché dobbiamo capire anche quale può essere la soluzione, può essere quella di cambiare l'allenatore. Questi sono i 5 nomi, andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui.